citando alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Mediaset Italia SPA o semplicemente Mediaset. È un'azienda italiana controllata dalla società olandese MF e Media for Europe NV, attiva nell'ambito dei media e della comunicazione, specializzata primariamente nella produzione e distribuzione televisiva in chiaro e a pagamento su più piattaforme, oltre che nella produzione e distribuzione cinematografica, multimediale e nella raccolta pubblicitaria. È il secondo polo televisivo in Italia dopo la Rai. I conduttori storici. Tra i conduttori storici di Mediaset possiamo trovare alcuni nomi che hanno iniziato dal principio e tuttora lavorano per il canale. Tra questi c'è il grande Gerry Scotti, conduttore di numerosi programmi da sempre. Abbiamo la regina di Canale 5, Maria De Filippi, che conduce il ventennale programma Amici, Uomini e Donne, e c'è Posta Pete. Tra i conduttori scomparsi abbiamo Maurizio Costanzo e Mike Bongiorno, pilastri del canale e della televisione italiana. È stato il programma più seguito in assoluto durante i primi anni del 2000. Stiamo parlando della Talpa, il reality trasmesso su Rai 2 in cui partecipa un gruppo di VIP, mandati a vivere insieme qualche mese in location lontane dall'Italia. L'obiettivo principale del programma è trovare e smascherare un sabotatore, la Talpa appunto, nel gruppo di concorrenti che sono chiamati indagati. Tutti i presenti devono partecipare alle indagini. E buona parte di esse è portata avanti anche dal pubblico, che determina una classifica di sospettati tramite il televoto. La prima puntata della prima stagione fu condotta nel 2004 da Amanda Lear, ma fu rapidamente sostituita da Paola Perego, che ha condotto anche la seconda e la terza stagione, andate in onda rispettivamente nel 2005 e nel 2008. Dopo la terza stagione, il programma non è stato più proposto, ma ultimamente girano voci di un possibile ritorno. A rivelare qualche dettaglio in più è stato proprio Marco Salvati, l'ideatore del programma, durante un'intervista per TV Blog. La rete ha deciso di ricomprare i diritti, e io stesso sono stato chiamato. Non so che fine abbia fatto. Sapevo che il compito era stato affidato alla Fascino. Ne approfitto per chiarire una notizia che non è stata riportata con correttezza. I diritti di questo programma non li ha comprati la mia società di produzione, ma Mediaset. Pier Silvio Berlusconi mi ha semplicemente chiamato, chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format. Siamo ancora a una fase embrionale del progetto. Nonostante ciò, la Talpa non è più andata in onda, perché i diritti del programma sono passati da Mediaset alla Fascino, società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI e di Maria De Filippi. Quest'ultima ha fatto capire chiaramente che non era più interessata alla trasmissione, perciò il progetto di rimandare in onda il reality è sfumato.